14esima edizione dell'Almanacco di Eccellenza e Promozione, curato dall'amico Bruno Di Paolo, il quale, nonostante numerosi impegni extrasportivi, è riuscito a compiere l'ennesima fatica. Beh, devo dire che quest'anno è stata più che una faticaccia, perché con i miei impegni a livello istituzionale non ho potuto prestare quell'attenzione che avrei comunque voluto dedicare. Anzi, io all'inizio avevo deciso di non rifarlo quest'anno, però il presidente regionale Ortolano mi ha praticamente obbligato, perché non vuole che finisca questa bella storia tra il calcio abruzzese e i tanti sportivi che seguono questa bella disciplina. 14 anni sono tanti, speriamo di arrivare al 15esimo anno. Adesso, questa sera, magari dopo la presentazione, ne parleremo con il presidente, perché certo ho bisogno di un aiuto, perché chiaramente così da solo non ce la faccio, però comunque sono soddisfatto, ringrazio tutti i presidenti, i dirigenti, la federazione, perché veramente mi sono stati vicini e hanno capito la mia particolare situazione. Quest'anno mi hanno dato un grosso contributo. Puoi anticiparci qualcosa? So che lo farai nel corso della presentazione, ma adesso ai nostri telespettatori? Diciamo che quest'anno l'impaginazione è certamente di qualità superiore agli altri anni. Abbiamo fatto un ritorno al passato, nel senso che una impaginazione molto più lineare e semplice. Purtroppo siamo stati costretti a ridurre un pochettino lo spazio per gli amici della prima categoria, però d'altra parte, come dicevo prima, era praticamente impossibile continuare su quella linea che avevamo gli altri anni. Però certo, magari l'anno prossimo, con un contributo in più da parte, a livello fattivo, di impegno da parte della società di prima categoria, potremo continuare magari a riprendere quel discorso che abbiamo purtroppo interrotto quest'anno. Enrico Paolini, vicepresidente della Regione Abruzzo, nonché assessore con delega al turismo e allo sport, quest'anno, dopo alcuni anni di assenza, torna a trovare l'amico Bruno Di Paolo in concomitanza con la presentazione di questo almanacco giunto alla 14esima edizione. Che cosa ha scritto nel messaggio introduttivo presente nel volume? Beh, un saluto affettuoso al consigliere Di Paolo, che nel frattempo, come sempre succede, visto che le cose cambiano, è diventato consigliere regionale. Io sono diventato vicepresidente della regione, noi ci eravamo già intesi e aiutati quando ero assessore della provincia di Pescara allo sport, dal 95 al 99. Il nostro aiuto non è mai mancato, un'iniziativa così intelligente e così acuta come quella di fare un almanacco del dilettantismo, del calcio dilettantistico abruzzese. Il calcio dilettantistico abruzzese, oltre che raccogliere centinaia, forse migliaia di ragazzi, di aspiranti calciatori, di allenatori, di tecnici, e di raccogliere centinaia di migliaia di cittadini interessati all'esito di queste partite, in realtà è un modello culturale che riguarda i ragazzi, i giovani che sono innamorati del calcio, dello sport, e quindi è sicuramente un'occasione importante per parlare all'Abruzzo di salute, di educazione allo sport, di calcio, e di persone come Bruno Di Paolo che disinteressatamente organizzano questo tipo di manifestazioni. Io credo che se il volontariato sportivo andasse come va l'almanacco, come va questa organizzazione, un po' tutto, le cose andrebbero meglio, e mi riprometto ovviamente, come abbiamo detto tante volte con Bruno, di cercare, pur nelle ristrettezze che la regione ha, di cercare di aiutare e di mandare avanti iniziative di questo genere. Stasera sono qui per questo, per ribadire il nostro impegno e la nostra amicizia. Per concludere con una battuta, ciò che la politica divide, tra lei e Di Paolo ci sono degli schieramenti politici contrapposti, lo sport unisce. Beh sì, poi tenga conto che gli schieramenti sono fino al giorno prima delle elezioni, poi io personalmente oggi sono il vicepresidente della giunta regionale e quindi sono il vicepresidente di tutti gli abruzzesi. Ho lasciato fuori dalla porta la mia carica politica con la quale sono arrivato a questa carica istituzionale, oggi io sono il vicepresidente di tutti gli abruzzesi. Naturalmente vengo dalla mia esperienza, dalla mia cultura, ma io quando mi confronto con gli abruzzesi, con i comuni, con i cittadini, con gli enti locali, ragiono come il vicepresidente di tutti.